Si è svolta ieri la prima edizione del presepe vivente di Messignari, una frazione di Oppido Mamertina. L'evento, previsto anche per il prossimo 6 gennaio, è stato realizzato presso il caratteristico borgo Timpa. L'iniziativa, che era stata presentata in conferenza stampa qualche giorno prima, ha evidenziato due importanti profili, uno dal punto di vista religioso e l'altro dal punto di vista aggregativo, motivo chiaramente evidenziato dall'associazione organizzatrice Messignani nel Cuore. In questa prima edizione del Presepe Vivente c'è stato l'intero coinvolgimento della comunità. Ha dedicato tempo ed energia. Per l'occasione, il borgo, definito ormai la piccola Betlemme, ha consentito ai visitatori di percorrere un apposito percorso lungo il quale sono state aperte al pubblico piccole abitazioni rimaste chiuse anche per mezzo secolo. All'interno delle stesse è stato possibile osservare la minuziosa semplicità delle persone che hanno abitato e vissuto in quei luoghi per tantissimi anni. Il presepe vivente di Messignani ha visto la collaborazione diffusa di tutti i proprietari delle abitazioni, pronti a collaborare con gli organizzatori e a far entrare i visitatori all'interno delle proprie abitazioni. Lungo il percorso è stato possibile degustare presso degli stand prodotti tipici locali ed anche ascoltare il meraviglioso suono delle ciaramelle. L'amministrazione comunale era rappresentata dal vice sindaco Fiorentino Riganò, nativo proprio della piccola frazione di Oppido. Allora, noi qua questa sera siamo veramente felici perché questa manifestazione sta coinvolgendo, abbiamo la partecipazione di tantissima gente e sono veramente contento perché hanno lavorato veramente tantissime donne e tantissimi uomini, quasi tutta l'intera comunità, dai bambini di 3 anni alle persone di 70 anni. È un evento che al di là del lato spirituale, che è evidente, è anche molto importante dal punto di vista culturale e sociologico. L'amministrazione sta lavorando di pari passo con tutte le associazioni che abbiamo sul nostro territorio e sono delle associazioni veramente numerose, che abbastanza anche variegate nei loro aspetti su ciò che si occupano. Per noi è importantissimo nel momento in cui si riesce a fare rete tra gli enti locali, gli enti sovracomunali, le associazioni e in questo caso anche la parrocchia, quindi anche la chiesa, il cerchio si chiude e non può che uscire fuori un evento così splendido per la nostra comunità. L'iniziativa, sullo stesso impulso del vice sindaco, ha anche ottenuto il patrocinio del Consiglio regionale della Calabria, rappresentata dall'onorevole Cirillo e dall'onorevole Giannetta. Direi che è veramente grandioso quello che sto vedendo e che va anche al di là delle aspettative che tutti noi ci siamo prefissati durante la conferenza stampa di presentazione dell'evento. Veramente un borgo che si presta, sembra calzato a pennello per questo tipo di attività. Ovviamente ci auguriamo che si possa dare continuità ad un progetto del genere che valorizza le tradizioni ma che soprattutto fa emergere dall'isolamento anche un piccolo borgo come questo, perché vedo la presenza di tantissime persone che ovviamente vengono da più parti della nostra provincia, quindi che abbiamo fatto un battesimo sotto i migliori auspici e le istituzioni sono presenti ancora una volta per sostenere questi momenti di convivialità e che hanno anche un aspetto di tradizione e sociologico. Visibilmente soddisfatto anche il parroco Don Francesco De Felice della parrocchia di San Nicola di Mira, importante guida spirituale sul paese che ha evidenziato il significato del presepe del Natale per i cristiani. Don Francesco, la bellezza di questa serata a Messignari, la natività, tante persone e soprattutto tanta fede. Quanto è stato importante il percorso che è stato compiuto appunto da questa comunità per raggiungere questo risultato? La parrocchia insieme ai collaboratori, quasi 200 persone, anzi più di 200 persone, dal mese di ottobre
abbiamo deciso di proporre il presepe vivente, anche perché quest'anno sono 800 anni da quando San Francesco d'Assisi ha realizzato il presepe vivente a Greccio. Grande impegno, grande responsabilità, ma quello che ci ha animato di più non è fare il presepe perché è Natale, ma quello che ci ha spinto è la motivazione interiore, la fede in Gesù, che a Messignati la fede nel Signore è sempre viva. E quindi voglio ringraziare tutti i collaboratori che si sono impegnati lasciando il lavoro, lasciando gli impegni per realizzare il presepe vivente. Un messaggio che noi vogliamo dare è questo: Dio si fa come noi, Dio si fa bambino proprio perché non vuole fare paura all'uomo. Dio non è un padrone che ci comanda, non è un burattinaio, ma Dio ha mandato il suo figlio in mezzo a noi per dirci che solo lui è l'unico salvatore. E la gioia che viene dal Natale è proprio questa: sperimentare di essere discepoli in cammino verso il Signore, ma soprattutto da vivere in comunione tra di noi, senza divisioni, senza rancori, perché il messaggio del Natale è questo: quando ti fai fratello, allora è Natale.